Ok, buonasera a tutti, grazie mille davvero ai nostri relatori, a Sara Gainsford, soprattutto per il lavoro che ha fatto, a Filippo Tantillo, Francesco Biacca, adesso ve li presenterò, Francesco Puteri, Lorenzo Bandera. Grazie a tutti e grazie a chi ci sta seguendo in diretta Facebook, a chi è qui su Zoom. Siamo qui a parlare di turismo oggi nell'ambito del progetto ABNE. Che cos'è il progetto ABNE? Il progetto ABNE parte da un'esigenza, quella di raccontare un pochino le politiche di coesione europea, che sono quelle politiche provenienti dalla Comunità Europea e in particolare dalla Commissione Europea e che vanno a toccare direttamente le vite nostre, le nostre vite di persone in quanto cittadini europei. In particolare oggi ci concentreremo sul turismo e sul lavoro che vi ho segnalato qui in chat, che vi riproporrò durante la nostra conversazione, portato avanti da Sara in Calabria. Allora, io vi voglio dare innanzitutto qualche numero. Dal 2007 ad oggi ci sono stati all'incirca 30.000 interventi da parte del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, del Fondo Sociale Europeo e del Fondo di Coesione, non in Italia in quest'ultimo caso, per una cifra di circa 16,1 miliardi, 8,9 dei quali già pagati dall'Unione Europea ai vari progetti. In Calabria in particolare, andando un pochino più quindi nello specifico, sono 4 miliardi di euro all'interno del piano operativo regionale che si appunto sostiene tramite questi fondi comunitari. Due di questi 4 miliardi sono stati restituiti perché non si sapeva o non si è saputo bene come spenderli. Dei due che sono stati trattenuti è stato speso solamente un terzo e, dato che mi ha colpito particolarmente all'interno del lavoro di Sara, il 44% di questi all'interno di progetti sponda. Insomma, stiamo parlando quindi di una situazione particolarmente complicata, soprattutto dal punto di vista della gestione, ecco, delle cose. E questo è un vero problema. Il lavoro di Sara, secondo me, mette in luce una serie di particolarità sia dal punto di vista, diciamo, delle criticità, ma anche dal punto di vista delle soluzioni possibili e già esistenti. E abbiamo qui stasera alcuni ospiti che ci aiuteranno insomma, a conoscerle meglio e a farle anche un po' nostre, devo dire la verità. Io lo dicevo prima al nostro Lorenzo Bandera di Percorsi di Secondo Welfare. Questo lavoro mi ha aiutato un po' a cambiare prospettiva, a cambiare punto di vista. Sul turismo, non me ne sono mai occupato da giornalista, ma insomma ne sono stato, diciamo, un fruitore costante da turista, ecco. E anche il modo di approcciarsi quindi da elemento alieno che si avvicina ad un territorio mi ha cambiato particolarmente le cose e devo dire in maniera molto positiva. Quindi ringrazio Sara, a cui voglio passare immediatamente la palla. Io sono un moderatore che tende a essere fantasma, per cui passo la palla a Sara che ci presenterà i nostri ospiti e ci porterà un pochino più dentro le questioni del suo lavoro fatto in Calabria. A te, Sara. Sì, grazie mille. Grazie. Allora, sì, presento gli ospiti. Allora, abbiamo Francesco Biacca, che è stato un po' il punto di forza di partenza per il mio lavoro, perché Biacca, insieme ad altri, organizza a Nicotera il Festival dell'Ospitalità, che io avevo intercettato qualche anno fa. E quindi si erano già fatti insieme a lui dei ragionamenti sul tema appunto del turismo, il turismo in Calabria, sul tema del turismo sostenibile, quindi di un altro tipo di turismo rispetto a quello di massa che sta, insomma, che caratterizza più le città, le città d'arte soprattutto. E quindi Francesco Biacca, appunto, poi compare, l'ho intervistato nel reportage. E poi abbiamo Francesco Puteri, che è invece archeologo e che appunto abbiamo incontrato a Monasterace, dove lui appunto ha scoperto nel 2012 un mosaico molto bello, molto importante, il mosaico
dei draghi e dei delfini, che è effettivamente appunto un vero e proprio attrattore turistico, se vogliamo, insomma, se vogliamo definirlo così. È comunque un pezzo del patrimonio storico, insomma, culturale italiano molto importante, su cui appunto il turismo poi si basa. E quindi con lui è stato molto interessante parlare invece di quali sono i problemi legati sia alla gestione del patrimonio culturale, sia alla sua fruizione, e quindi sia anche un'idea di turismo che abbiamo scoperto appunto nel corso poi di questi 3 giorni passati a parlare con persone che si occupano di turismo, ma non solo, in Calabria. In realtà il turismo, senza un ragionamento a priori, senza un lavoro invece fatto sulle comunità di abitanti, difficilmente funziona. Poi questo magari lo racconto meglio un po' dopo. E però appunto Francesco ha fornito un punto di vista molto interessante rispetto a questo discorso, perché io sono partita un po' con l'idea di provare a capire se, come spesso si dice, il turismo aiuta a ripopolare i territori più fragili dal punto di vista economico e in via di spopolamento. Questo è un po' un mantra, no? Per cui il turismo sembra appunto la soluzione a tutti i mali. Appunto questo Deus ex machina, qualcosa che arriva da fuori e che risolve i problemi locali. Invece il punto di vista di Francesco ha investito questo mantra dicendo: no, se non c'è nel territorio, se non ci sono energie, visioni e potenzialità inespresse già presenti nel territorio da cui si deve partire, il turismo appunto di fatto non funziona. E il viaggio l'ho fatto insieme a Filippo Dantillo, perché lui stava lavorando appunto per una pubblicazione, un tema molto simile, perché lui poi magari si presenta da solo, ma insomma si occupa appunto di aree interne, si è occupato della strategia nazionale delle aree interne, per cui conosce molto bene tutte le questioni che riguardano appunto il tema delle aree interne, dello spopolamento, della rigenerazione, no? Anche a base culturale di queste aree. Per cui anche lui è stato fondamentale per portare avanti questo lavoro, in cui appunto si intrecciano più temi, perché si intreccia il tema del turismo, però poi in realtà poi forse un po' anche, no, diventa in qualche modo quasi marginale rispetto invece al tema poi fondamentale, che è quello dell'economia dei territori, prima ancora di parlare di turismo. Io mi posso anche fermare qui, oppure posso continuare a raccontare il lavoro? Io sono perfettamente d'accordo con te, ed è proprio questo, diciamo, partire proprio, ti chiederei proprio di partire da quest'ultimo aspetto, perché alla fine del tuo lavoro si evince un dato di realtà, ovvero sia che è necessario che le persone che vivono un territorio, indipendente da quale esso sia, abbiano una consapevolezza della loro appartenenza a quel territorio e del valore che lo stesso territorio ha, non solamente in termini appunto economici, ma anche proprio in termini, mi verrebbe quasi da dire, romantici, per certi versi, insomma. Ma che creano comunque quell'atmosfera dalla quale poi nasce una comunità, che quindi è in grado di accogliere quello che è, e tu hai raccontato nel reportage, c'è anche questo aspetto legato ai migranti, quindi esseri alieni, tra virgolette, che sono migranti, o esseri alieni che sono turisti, che quindi, diciamo, partono anche e arrivano e si presentano con esigenze radicalmente differenti e quasi opposte, se vogliamo. Sì, in realtà mi piaceva l'idea di riuscire un po' a intrecciare anche qui, no, il tema, diciamo, guardare al turismo attraverso la lente di un tema più ampio, che è appunto quello dell'accoglienza. E questo appunto in realtà
ci sono alcuni casi, no, concreti che io racconto di esperienze che appunto fanno entrambe le cose, cioè fanno sia accoglienza di migranti che anche esperienze di turismo solidale, sostenibile, che però appunto dipende innanzitutto dal progetto di accoglienza, cioè no, le realtà che ho raccontato a Camini, anche un po' a Badolato, come dire, evidenziano il fatto che se non c'è vita in quel territorio, poi il turismo da solo non basta. E quindi alla base appunto dell'attrattività di un territorio ci deve essere, appunto come dicevi pure prima, un'attività, insomma ci deve essere la vita delle comunità, delle persone, che è fatta di tante cose, cioè l'economia è appunto fatta di diversi aspetti. E però ecco, è interessante, no? Per ribadire questo, poi lo ribadisco alla fine intervistando invece Domenico Cersosimo, che è appunto economista dell'Università della Calabria, che dice molto chiaramente, anche attraverso alcuni dati, insomma, e da un punto di vista appunto di un economista, dice lo sviluppo è una costruzione dal basso. Quindi non basta appunto che ci siano finanziamenti dall'alto di progetti che però appunto in realtà sono progetti isolati, singoli, scollegati, sia rispetto a un discorso di filiera, cioè non c'è un ragionamento sulla filiera turistica, per cui non c'è attenzione alla creazione di un tessuto economico che possa portare, veramente possa beneficiare il territorio, perché appunto lui fa l'esempio di alcuni prodotti che poi in realtà consumati dai turisti, che poi magari attivano un'economia molto distante dalla Calabria, perché non sono prodotti in Calabria, quindi di fatto questi finanziamenti pubblici, lui dice, c'è un effetto di pentola bucata, cioè noi finanziamo con fondi pubblici progetti turistici, però poi la ricchezza generata dal turismo poi va altrove, cioè non rimane sul territorio. E quindi lui propone un'altra visione, appunto quella di una costruzione dal basso, quindi dell'ascolto delle realtà che esistono e che ci sono anche appunto in Calabria, come ho raccontato, e a partire da quelle si può invece creare un modello economico che appunto invece produca ricchezza locale. E quindi questo è un tema appunto ricorrente che forse emerge, no, nelle varie voci delle persone che ho intervistato, con ognuno, insomma, diciamo, in qualche modo la conferma a partire da prospettive diverse. E io però appunto ho trovato interessante, io ho scelto un po' forse anche la Calabria proprio perché avrei potuto scegliere, no, di raccontare magari qualche realtà nel nord Italia, che ne so, queste piste ciclabili finanziate, dove tutto funziona. Invece mi interessava proprio andare a vedere un territorio più fragile, per capire se invece c'è davvero, per capire se il turismo, come si dice, è una risorsa. Poi in realtà non è il turismo la risorsa, la risorsa è il territorio, il turismo è uno strumento. E devo dire che appunto in realtà è stato molto utile poi andare proprio di persona, parlare con le persone, vedere i luoghi. Infatti, insomma, vi ringrazio per l'opportunità, perché io non avrei avuto io stessa questo quadro così chiaro senza diciamo fare un'esperienza diretta. Beh, tu hai parlato adesso di fragilità, no? Di territori particolarmente fragili, dove non tutto funziona, appunto, e dove quindi queste fragilità emergono oltremodo, e come anche i fiori che poi nascono da queste fragilità. Io volevo chiedere a Francesco Cuteri, se può accendere il microfono, se queste fragilità appunto riguardano anche, per esempio, il suo ambito. Cuteri è un archeologo che racconta di un progetto, secondo me, molto interessante, che però diciamo non riesce in un certo senso ad arrivare
a determinati finanziamenti e quindi a una sostenibilità quantomeno nell'immediato. Questo c'entra con queste fragilità di cui parla Sara? Buonasera intanto. Il quadro che ci ha prospettato Sara è un quadro che mostra tanti tanti aspetti. Queste fragilità sono le fragilità di fondo, sono fragilità di fondo che accompagnano molte esperienze di vita e molti tentativi di avviare progetti di rinascita o di ripartenza. E diciamo che l'idea di fragilità è un'idea che accompagna un po' tutto il muoversi all'interno di questa regione. Naturalmente io le fragilità non le vedo personalmente come un handicap, come necessariamente un punto da vedere, da considerare in negativo. Le fragilità le interpreto come una grande opportunità di essere sollecitati ad affrontare delle cose e ad affrontarle sulla base dell'esperienza, del guardarsi intorno, del confrontarsi con chi fa altre cose anche in altri luoghi lontani, cioè mettere a frutto tutte queste esperienze per provare a ripartire. Io da pochissimi giorni ho costituito insieme ad un gruppo di persone che vivono in una piccolissima comunità alle porte di Catanzaro, all'origine della Presila, di questa zona montuosa della Calabria. Presila si chiama Pentone e abbiamo costituito una cooperativa di comunità. Si chiama Le Cinque Icone, perché quattro sono le icone che ci stanno su un monumento e sono le icone sacre. La quinta faccia, la quinta icona, ce la mettiamo noi, con un'idea di sacralizzazione del territorio, di un territorio naturalmente che ha un'infinità di fragilità. Le prime fragilità quali sono? Quelle dell'abbandono del territorio, evidentemente, e le fragilità di un progressivo, lo ha detto anche prima Sara, spopolamento di questi centri. È uno spopolamento che tocca sia le piccole realtà che anche le più grandi realtà. Nella città in cui vivo io, Catanzaro, lo spopolamento è in atto perché la maggior parte delle persone vanno a studiare fuori e si sta innescando anche un altro meccanismo molto pericoloso per la vita stessa delle città, che è quello dei genitori che emigrano al seguito dei figli. Quindi genitori che ormai raggiungono i figli nella città in cui si sono trasferiti. Queste fragilità sono fortissime anche all'interno del campo di cui io mi occupo, che è il campo dei beni culturali, ovviamente. E quello che vedo è un tentativo forte, molto forte, di muoversi in una direzione della valorizzazione di tutte le presenze culturali che ci sono nella regione. Presenze culturali, testimonianze del passato, ma non solo testimonianze artistiche, musei, eccetera, che possiamo dividere in due gruppi principali, cioè quello che è amministrato dallo Stato è quello che invece è amministrato privatamente, quindi dai comuni, da istituti privati, eccetera. Quindi già dovremmo tener conto di queste due differenze. Ma mettiamole in questo momento insieme, in un unico calderone. E i tentativi di valorizzazione, io ho l'impressione che molte volte siano tentativi più di facciata. In che senso? Che c'è quasi ormai una rincorsa a dimostrare chi fa di più, chi fa meglio, chi è più presente, con una visione, secondo me, molto, molto riduttiva di quello che è invece il valore vero del nostro patrimonio culturale. E allora da che cosa bisogna partire? Proprio per legarmi al discorso che ha fatto Sara prima. E partire proprio dai territori. Le piccole realtà, in Calabria ci sono un sacco di comuni, Sara ne ha visitati alcuni, ce ne sono tantissimi altri che versano nelle stesse condizioni e che dispongono comunque di un patrimonio ugualmente importante, dando a queste comunità il senso di responsabilità, il senso di appartenenza a quelle cose, il fatto di potersi considerare custodi di quelle memorie è assolutamente il primo tentativo da fare. Poi è bene che ci siano naturalmente gli enti che ci stanno al di sopra, che possono essere appunto la regione, il comune, la provincia, lo Stato, ma se questa cosa non nasce nelle comunità non si va da nessuna parte, perché diventeranno sempre e solo delle gestioni affidate a direttori, affidate a funzionari, affidate a persone che occuperanno una posizione per il tempo che gli sarà concesso di occuparlo, e poi si innesca nuovamente un meccanismo di ripartenza, cioè si ricomincia quasi sempre da zero perché non si è capaci di costruire e di lasciare un'eredità culturale, un'eredità di sentimenti, un'eredità di capire che quelle cose appartengono a tutti. E allora è lì che dobbiamo intervenire, lavorando sulle comunità che soffrono appunto di quei problemi di spopolamento a cui abbiamo parlato prima, e soffrono anche di un'altra questione, della questione di non riconoscere l'importanza della cultura. Le comunità si svegliano
e guardano in faccia, tra virgolette, la cultura, chiamiamola così, soltanto quando c'è la percezione che porta un po' di soldi. Quando si vede che arriva qualcosa, quando si innesca un meccanismo economico, cioè come se l'economia avesse anche il compito di svegliare la cultura. Secondo me è totalmente sbagliato e deve succedere il contrario. È la cultura che deve svegliare l'economia in questi luoghi. Ed è per questo che, chiacchierando con Sara, dicevo, se questi luoghi sono vuoti, non ha senso programmare le cose, perché saranno tutte cose di facciata, saranno tutte cose che si spegneranno, si consumeranno. In molti centri storici calabresi ci sono dei ritorni, ma sono ritorni di persone che ci stanno per pochissimo tempo. Cleto, che è un bellissimo paesino che, vicino a Mantea, insomma tra Falerno e Mantea, si sta ripopolando, ma si ripopola soltanto d'estate, perché molte case sono state comprate da famiglie bresciane che hanno investito in questo luogo, ma ci vengono solo d'estate. È quella la soluzione? Assolutamente no. Mi fa piacere che vengano i bresciani e vengano anche da altre parti, però naturalmente non è quello il meccanismo per far rinascere un centro storico. Più funzionale, più, chiamiamolo senza offendere nessuno, intelligente, mi sembra invece la visione di un'altra persona che è intervenuta, ad esempio, nello stesso centro. È un olandese che ha investito su questo luogo, ma la prima cosa che ha pensato di fare, e la sta portando, credo, a compimento, è un laboratorio artigianale di oreficeria da consegnare ai giovani della comunità. Allora questo ha un senso diverso, perché è qualcuno che arriva da fuori, consegna un dono, questo dono lo si apre insieme, si guarda che cosa c'è dentro e non si fa una spartizione. Non è che è una fettina per ciascuno, no, come avviene per i finanziamenti che arrivano dall'alto, per cui ce ne prendiamo un pezzettino per uno, siamo contenti per 2 anni, per 3 anni e andiamo avanti. No, significa che quelle cose le guardiamo e tutte appartengono a tutti. E ognuno collabora per prendere le cose che ci vengono donate o che le opportunità ci offrono e insieme le facciamo fruttare. È una pianta da piantare insieme, è un seme da mettere insieme nella terra e da accudire come comunità. La comunità permetterà la vita dei luoghi. I luoghi da soli hanno anche un loro linguaggio, ma purtroppo noi sappiamo che se le case sono vuote, se le strade sono vuote, se i locali sono deserti, eccetera, non c'è assolutamente nessuna forma di speranza per queste comunità. Le possiamo salvare tutte? E ho concluso, naturalmente no. Purtroppo anche lì bisognerà fare delle scelte e provare a investire dove ci sono le cose più belle? No, non necessariamente. Dove ci sono le cose più importanti? Assolutamente no. Tutte le cose sono belle, tutte le cose sono importanti perché sono patrimonio delle comunità, sono il frutto di quello che gli altri hanno consegnato, il frutto del lavoro che gli altri in quei territori hanno saputo fare, a partire dai muretti a secco che tengono le montagne in piedi. E allora andranno scelti quei luoghi con quale criterio? Con il criterio di chi quei luoghi li vuole vivere, raccontarli, condividerli, amarli, donarli agli altri. E guardate che c'è un turismo potentissimo a cui nessuno ancora ha pensato. La Calabria è una terra di emigrazione e un sacco di gente è partita, emigrata, se n'è andata in Argentina, se n'è andata in Canada, se n'è andata in Australia e molti sono nati lì, va bene? Quindi ormai sono persone che sono nate appunto in Argentina, in Australia, negli Stati Uniti, nel Canada e non hanno assolutamente mai visto il luogo di origine dei loro genitori, dei loro nonni. Hanno il desiderio però di conoscere questi luoghi. Noi ancora non stiamo offrendo a loro le possibilità e stiamo parlando di migliaia e migliaia di persone che potenzialmente potrebbero ritrovarsi con noi. Grazie, grazie mille davvero. Ha parlato Francesco Cuteri di investimenti e in un certo senso, se posso riassumere, si tratta di investimenti nelle comunità. E questo è per un imprenditore investire è quantomeno insomma il primo passo per iniziare il proprio lavoro. Però quando si parla di investire in comunità viene difficile associarci la parola imprenditore. Io volevo dare la parola a Francesco Biacca che ci racconta il modo in cui lui investe nelle comunità. Lui a Sara nella loro chiacchierata c'è un aspetto che mi ha colpito molto della vostra conversazione, in particolare insisti sul concetto di ospitalità più che su quello di turismo. Ci puoi un pochino raccontare questo aspetto? Sì, molto volentieri. Intanto saluto tutti, è sempre un piacere ascoltare Francesco parlare e riflettere, perché per tutti noi diciamo, è un po' una guida, no? Il lavoro che sta portando avanti.
Io sono figlio di quella generazione che ha viaggiato per necessità, di cui parlava Francesco prima. È contemporaneamente una generazione che in parte, una parte di questa generazione ha deciso di tornare. E l'ho fatto 8 anni fa. Questa è dimostrazione che il percorso di ritorno, come di scelta di un luogo dove vivere e lavorare, come nel mio caso, è frutto di un percorso. E il percorso che ti porta poi a scegliere un luogo fa sì che quel luogo possa essere o meno attrattivo come posto dove scegli di vivere, no? Io ho scelto di vivere in un piccolo borgo che è Nicotera, non sono nicoterese perché vengo da Reggio Calabria, quindi ho scelto un diverso luogo dove fermarmi e che oggi sento casa. Sento casa perché qui ho trovato quel giusto equilibrio nella comunità che quando vivevo nelle città non era, diciamo che non esisteva, mettiamola così. E siccome l'ospitalità è anche reciprocità, questo connubio e lo stare a stretto contatto con le comunità sicuramente è un percorso che noi abbiamo abbracciato anni fa, no? E l'abbiamo abbracciato partendo da lontano. Partiamo dall'inventarci un momento di condivisione, che è il Festival dell'Ospitalità, che è un evento volutamente senza finanziamenti pubblici. Ed è un evento senza finanziamenti pubblici non perché noi imprenditori vogliamo metterci su un piedistallo per dire, lo facciamo da soli, no? È un evento senza finanziamenti pubblici perché spesso le scuse che ci diamo per fare o non fare le cose diventano degli alibi. E allora di alibi in giro per il territorio italiano io ne ho sentiti tantissimi. E allora l'idea del Festival dell'Ospitalità nasce per dire scardiniamo questi alibi, dimostrando che con delle piccole azioni concrete, che però un passo dopo l'altro creino un viaggio che poi ci porta a dove siamo oggi e con un futuro ben delineato, ci consenta di ispirare le persone che decidono di partecipare al festival e contemporaneamente di costruire un dialogo costruttivo con la parte pubblica, perché spesso si confondono i ruoli, cioè spesso si parte dal presupposto, per me sbagliato, che sia la parte pubblica che deve generare economia e quindi forza lavoro. Io parto dal presupposto che siano gli imprenditori che devono creare quei contesti, quei presupposti, quei progetti, quelle attività che possono dare vita a delle nuove economie e quindi di conseguenza a delle nuove forze lavoro. Perché se non ci mettiamo in un'ottica che le progettualità debbano generare economie sui territori e quindi dare la possibilità non ai calabresi di restare in Calabria o ai toscani di restare a lavorare in Toscana, ma in una società globalizzata di scegliere a chiunque il posto da dove vivere e lavorare. Se non ci mettiamo in un'ottica del genere abbiamo secondo me, una visione un po' distorta di quello che è il motivo per cui oggi ci troviamo di fronte a tante problematiche, ok? Nel momento in cui abbiamo fatto questo percorso con il Festival dell'Ospitalità abbiamo intercettato tantissime realtà in giro per l'Italia. Si è parlato prima di Cleto, mi permetto di fare una piccola integrazione al racconto che ha fatto Francesco. Lui ha nominato Cleto. Cleto per noi è un esempio di luoghi dove un festival organizzato da un'associazione di ragazzi, il Cleto Festival, ha per anni reso attrattivo quel territorio e quel percorso del Festival di Cleto, che poi si è concluso per ragioni nelle quali ora non è il caso di entrare, è poi diventato una progettualità di riscoperta e promozione del territorio dietro, diciamo, a quella che loro hanno identificato, loro intendo la comunità di Cleto, come gli aspetti identitari di quel territorio lì. Okay? Quindi lavorare con i territori è un'attività molto complessa e articolata. Noi quello che facciamo è partire da un ascolto, quindi il Festival dell'Ospitalità nasce da una coprogettazione con la comunità. Sara nel suo articolo parlava della segnaletica turistica, no? Noi siamo abituati ad arrivare in un borgo, vedere la classica segnaletica che ti indica questo o quel palazzo storico. Noi abbiamo fatto un percorso un po' diverso, abbiamo fatto una serie di riunioni di comunità
a stretto contatto con i cittadini, abbiamo lavorato con loro, abbiamo ascoltato le storie. Da queste storie sono emersi degli aspetti identitari delle varie frazioni che compongono Nicotera, e questi racconti, queste storie, oggi sono la nuova segnaletica turistica che abbiamo donato alla comunità. Ma l'abbiamo donata alla comunità, come dire, lavorandoci assieme. Quindi le storie che potete leggere in questi pannelli sono state scritte dai cittadini. Quindi è un percorso che poi oggi ci porta a immaginare una progettualità che si chiama destinazione ospitale. Quindi l'idea di usare le tecniche e le metodologie per costruire le destinazioni turistiche, ma mettendo le comunità al centro del percorso di coprogettazione. E qui a Nicotera tutto questo racconto si concretizza nel discorso di Destinazione Nicotera, che è un progetto di ospitalità diffusa, ma è, come dire, un po' sintetizzare un lavoro molto più grande, dove condivido quando Francesco dice non è il turismo la risorsa sono i territori ed è la comunità, ok? Però per noi che investiamo da anni su questo territorio, dare vita a una progettualità come Destinazione Nicotera vuol dire coinvolgere attivamente i cittadini in un nuovo modo di intendere la progettazione turistica, quindi intendere nuovi prodotti turistici, creare dei laboratori di innovazione sociale a stretto contatto con la comunità, perché se io a Natale ho la possibilità di creare dei laboratori per i bambini di Nicotera, come dire, guidandoli in un'attività di riciclo della carta, perché poi dà vita all'inaugurazione di un albero di Natale di comunità con gli addobbi fatti dai bambini, le risorse economiche che prendo per, come dire, retribuire i progettisti e i professionisti che partecipano all'interno dei laboratori, me li prendo dalla dimensione turismo. In un contesto dove Nicotera, che fa parte della Costa degli Dei, insiste in un luogo dove i flussi turistici già esistono, sono molto legati al prodotto mare, dove noi stiamo cercando di andare in una direzione dove tu, Francesco, se scegli di venire a Nicotera, scegli Nicotera non perché costa meno di altre destinazioni, ma perché in Nicotera hai trovato quel valore aggiunto, l'ospitalità della comunità, e vado a chiudere, che fa sì che tu scelga quella destinazione lì. Quando noi, come dire, inviamo la survey a fine Festival dell'Ospitalità ai partecipanti, quindi agli speaker, piuttosto che ai partecipanti del pubblico, quello che emerge dalle risposte, quando noi chiediamo loro tornereste a Nicotera, la risposta è oltre il 90% dice sì, ma non per il Festival dell'Ospitalità, per la comunità. Perché l'esperienza di una 3 giorni di evento diventa totalizzante grazie alla caratteristica principale che emerge più di tutto, cioè una comunità di cittadini che ti abbraccia, ti ospita e dà molto di più di quello che solitamente si fa nella classica accoglienza turistica. Allora, non so se ho un po' se sono riuscito a rispondere alla tua domanda / riflessione. Direi di sì, e ti ringrazio perché ci hai illustrato veramente qualcosa di molto, molto interessante e quasi incredibile. Lo dico da persona che vive a Roma e che quindi, diciamo, che con la propria comunità ha un rapporto, diciamo, conflittuale. Ecco. Io però, trattiamo queste qui, sono comunità che, tra virgolette, stanno. Poi ci sono invece comunità che arrivano e si creano. E vorrei tornare da Sara e da Filippo, che questo viaggio lo hanno fatto insieme, che sono state anche in paesi un po' più noti alle cronache nazionali, non per ragioni turistiche, ma per le cronache di migrazione. L'esperienza, per esempio, appunto di quei borghi, Sara e Filippo, voi che cosa avete potuto vedere e comprendere da lì? Sì, dico una cosa a volo, poi passo la parola a Filippo. Appunto, noi lì abbiamo, diciamo, il primo posto dove siamo arrivati a Camini, appunto abbiamo parlato con la cooperativa Yunglimundo, che appunto ha messo su un progetto di seconda accoglienza, ristrutturando molte case, e quindi appunto secondo questo, no, modello di accoglienza diffusa, cosiddetto, nelle case.
ed è stato molto interessante parlare sia con vedere gli spazi, anzi soprattutto ristrutturati e destinati a tanti usi diversi, cioè dalla scuola al dopo scuola, a invece laboratori di artigianato, di sartoria, di falegnameria, insomma tantissimi, tantissimi laboratori che poi appunto sono anche quelli che richiamano turisti, perché anche cioè, ci sono dei turisti che vanno lì per fare dei corsi e infatti parte poi delle case ristrutturate sono destinate all'accoglienza turistica, quindi è un'accoglienza turistica che ruota intorno al progetto di accoglienza, quindi questo è stato molto interessante ed è stato interessante parlare con il sindaco che appunto ci ha raccontato appunto l'effetto positivo di questo progetto sul ripopolamento, cioè Canini si sta ripopolando anche perché tanti giovani sono rimasti per lavorare nel progetto di accoglienza che conta una quarantina di operatori, quindi tra appunto le persone accolte e i ragazzi rimasti lì appunto negli ultimi, non mi ricordo quanti anni, ma insomma negli ultimi diciamo pochi anni sono nati circa 80 bambini, per cui e ci sono sempre più classi nella scuola, insomma c'è effettivamente appunto c'è una crescita anche economica perché appunto poi le persone generano, no? I servizi generano un'economia. E poi c'è la storia molto bella lì, no, del bancomat, uno dei problemi di questi paesi è l'assenza appunto di servizi pubblici. E questa poi è la grande questione, cioè bisogna ripartire dai servizi per consentire che, no, l'abitabilità stessa di questi luoghi, cioè, altrimenti non è veramente... Cioè l'idea che poi che il turismo da solo possa cambiare la situazione è molto illusoria se non ci sono i servizi, se non ci sono gli ospedali, se non ci sono appunto le poste, bancomat, eccetera. Però, e qui passerei la parola a Filippo, in realtà poi il tema, cioè l'ulteriore forse problema che lui ha accolto, ha evidenziato, insomma abbiamo chiesto anche al sindaco, è che poi... il problema di fondo qual è? È la monocultura economica, per cui così come non va bene una monocultura turistica, è rischiosa anche una monocultura economica appunto magari basata solo sull'accoglienza. E questo, no, l'abbiamo visto purtroppo con il caso di Riace, no? Dove c'è stata appunto in realtà è stato al centro di una diciamo repressione vera e propria politica. Però appunto quello costituisce un elemento di fragilità dell'economia se dipende da una cosa soltanto, invece l'economia sappiamo che sarebbe bene che fosse diversificata. E qui lascio su questa questione difficilissima, lascio la parola a Filippo. In effetti non ho proprio la soluzione a portata di mano. Io sono Filippo Tantillo, diciamo mi sono occupato in questi anni molto di aree interne, di politiche di coesione, di politiche pubbliche, perché io mi occupo di questo nella sostanza, e nelle aree interne e nello specifico, e quindi ho toccato anche il tema del turismo, non sono un esperto di turismo. Però naturalmente il mio lavoro è stato quello, diciamo, di promuovere il turismo lì dove, diciamo, raccoglievamo questa esigenza, ossia diffusamente nel nostro paese, come un pensiero strategico, non semplicemente con una soluzione, per esempio, di integrazione di altre fonti di reddito. Diciamo, ma cosa significa, diciamo, turismo come pensiero strategico? Quindi ho lavorato molto in questo. Turismo come pensiero strategico, come è ben scritto nell'articolo di Sara, ci fa capire bene come il turista che spende i soldi è solo un pezzettino di questa economia turistica, no? Che va da chi lava le lenzuola degli alberghi fino a chi fa organizza i tour, fino a, diciamo, a chi produce gadget, okay, turistici. Quindi in realtà bisognerebbe capire veramente di cosa è fatta l'economia turistica, il tessuto, diciamo, turistico. E difficilmente c'è da dire che
Nella mia esperienza il turismo è un driver molto forte, spesso arriva dopo si inserisce in territori che hanno già un loro valore. Il valore commerciale dei luoghi avviene dopo che se ne stabilisce un valore d'uso, spesso che sono gli stessi cittadini, ecco, e qui torniamo al discorso dei cittadini, arriviamo al discorso dei cittadini. Il valore commerciale, cioè di comunicazione, di attrazione, di impresa, diciamo, di soggetti, avviene a valle di un processo di valorizzazione di quello che c'è, indubbiamente. E nel mio, diciamo, lavoro in questi anni di promozione appunto dell'idea del turismo come pensiero strategico diffuso nella popolazione, nelle amministrazioni pubbliche, centrali o locali, è stato quello di ragionare un pochino sulla domanda. Noi siamo un paese, è un paese, il paese che si è inventato un po' il turismo, no? Cioè il paese che a un certo punto dall'Ottocento si è trovato, e quindi noi siamo abituati all'idea che il turista viene. Non ci facciamo troppe domande sul turismo. Le nostre politiche di attrazione turistiche sono sempre assolutamente in realtà inesistenti. La nostra politica, le politiche pubbliche finanziano l'offerta per il turista. Non c'è nessun ragionamento reale sulla domanda. Mi viene da pensare un caso opposto al nostro. Se noi pensiamo al turismo, pensiamo alla cultura, al vivere bene, andare al mare, mangiare bene, appunto, beni culturali, sciare. Ci sono dei luoghi, per esempio, che hanno fatto un boom turistico di questi anni, che non hanno nessuna di queste caratteristiche. Per esempio l'Islanda. No, l'Islanda è diventata una destinazione turistica pur avendo nessuna, non si mangia malissimo, è tutto carissimo, non c'è una chiesetta, diciamo, vagamente, cioè, di legno che non sia bruciata negli ultimi 100 anni, non c'è un albero. E quindi, diciamo, e di quel silenzio, diciamo, di quell'eccezione, diciamo, hanno fatto, interrogandosi sui bisogni o sulle richieste, hanno costruito un'economia turistica, un'economia con una filiera. Allora, chiaramente io ho ragionato su aree interne, ma vivo a Roma anche io, come si diceva prima, e vivo poi peraltro nel centro, quindi dove abbiamo dei luoghi nel nostro paese. Io ragiono sempre in termini di politiche pubbliche in cui abbiamo una congestione turistica, e adesso lo vediamo, soprattutto adesso, in questi giorni, Roma sembra che sta recuperando, come anche Firenze sono state pochi giorni fa, tutto quello che non è successo nei 2 anni passati, con un sensibile mutamento della fruizione turistica anche dei turisti stessi e dell'offerta della città, che è ancora da capire bene, almeno per me, la mia percezione, diciamo, è che si sia ridotta ancora quella dimensione di reciprocità che dovrebbe essere interessante del turista, cioè venire qui e vedere un po' di Roma, mentre ormai vieni qui e vedi solo turisti, diciamo, non vedi nemmeno più, e diciamo è molto più aggressivo il fenomeno estrattivista, ed è molto forse proprio del tentativo di voler ritornare a quello che c'era prima, è molto minore la sostenibilità di questa operazione. La sostenibilità vale a dire, nel zona del congestionale del turismo abbiamo un consumo di risorse naturali, o diciamo, che supera di gran lunga il vantaggio economico che produce. Quindi sulla lunga, oggi, appunto, per una banalità, qui abbiamo a Roma Centro un numero di turisti di cui non sappiamo bene quanti sono, però sappiamo che sono circa 10 milioni, no? Sono stati quest'anno. Ora questi soggetti hanno prodotto un sacco di immondizia che oggi esplode per strada, improvvisamente. Non siamo attrezzati, diciamo, quindi diciamo i costi sono superiori. Questo succede in tutte le aree, diciamo, di turismo maturo, o come potremmo dire quasi scoppiato, perché in effetti la domanda è molto cambiata. Nelle piccole indagini microscopiche che abbiamo fatto sui territori, su come cambia la domanda, abbiamo capito che la situazione è molto diversa. Questa cosa riguarda le aree, per esempio, del mare, diciamo, la costa, oltre il turismo culturale, noi abbiamo il turismo costiero e il turismo montano. Per esempio il turismo montano, che non riesce a fare i conti con la riduzione della neve e non riesce a fare i conti anche con la domanda cambiata, che non è soltanto una domanda dei singoli che cercano cose, ma anche l'organizzazione della domanda. Anche lì abbiamo avuto dei fenomeni di concentrazione, per cui oggi ci sono dei big player internazionali che determinano, per esempio, se un'area turistica ha un futuro o no. Mi sono trovato a confrontarmi in aree in cui
il territorio stesso era che aveva 400 posti letto per gli sciatori, piccole zone sciistiche delle Alpi, dove c'erano 400 posti letto che non vengono riempiti oggi, ma se arrivano a 500 diventano attrattive per coloro che organizzano i grandi flussi turistici. Ora il problema è oggi non ci arrivano a 400, il giorno dopo che tu ti metti mani e piedi sostanzialmente nelle mani di un destino, definisce questo soggetto esterno che decide se venire da te oppure se cambiare idea l'anno prossimo. Quindi tu oggi costruisci 500 posti letto e domani ti si svuotano tutti i 500. Oppure cambi target, e su questo diciamo si può ragionare. Quindi molto importante, secondo me, è stato questo tema di riflettere sul turismo. E poi arrivo un po' più al mio e poi diciamo a breve. E questo dove c'è il turismo? E dove non c'è? Come diciamo, che si fa, che succede? Intanto diciamo la tentazione, come abbiamo visto col PNRR, col bando Borghi, con in generale delle politiche pubbliche italiane, dico, perché con le politiche di coesione si possono fare anche altre cose, la tentazione è quella di rivoltare il tutto come un calzino, no? Arrivare diciamo in una maniera, e quindi soprattutto nel caso della Calabria, che ha una lunga storia di tentativi di rivoltarla come un calzino, no? Producendo, no? Danni di tutti i generi e conflitti. Quindi cosa si fa? Diciamo, lì è chiaro che quando si parla di turismo quando Sara dice monoculturale, esattamente significa questo, cioè il turismo non è l'agricoltura, il turismo è la viticoltura all'interno dell'agricoltura, cioè un pezzo di mondo, cioè non è un settore, non è un settore, non è facile definirlo come tale. Quindi la questione che io diciamo porrei al centro è quella, diciamo, sì, come è stato detto, della comunità, ossia diciamo del tema. Abbiamo visto in Calabria appunto basculare fra la tentazione di promuovere un turismo che noi consideriamo diciamo, un po' scoppiato, che non va bene quasi da nessuna parte, ecco, anche il turismo marittimo non è che sia felice, a parte Rimini, Tropea, diciamo, pochi sono i siti dove attecchisce e costruisce quel tessuto su cui poi è possibile fare crescere un'economia, perché se il tessuto non c'è l'economia non ci cresce. E appunto finisce che appunto i gadget li producono in Cina e che i fondi che tu hai stanziato per sostenere l'attività di promozione turistica finiscono in società americana. Quindi lì non rimane niente, questo è il rischio. In realtà, diciamo, invece le politiche di coesione ci fanno immaginare che il turismo in qualche maniera può diventare un pezzo di welfare. Cioè le politiche di coesione hanno al centro i cittadini, quindi possiamo utilizzarle meglio per fare... per promuovere quel valore d'uso dei cittadini che poi può darne anche un valore commerciale, mantenendo ferme il tema della sostenibilità di questa operazione. Oggi il turismo, lì dove non c'è o lì dove c'è, è un'attività altamente non sostenibile. Vabbè, io ho buttato giù un po' di riflessioni così, scusate, diciamo, dato che poi siamo fra noi e tutti... Ma sono riflessioni che, come dicevo all'inizio, aiutano un po' anche a cambiare il punto di vista. Cioè, se posso fare una summa per passare poi la palla a Lorenzo Bandera di Percorsi di Secondo Welfare. Diciamo che da tutto quello che ho letto e che ho ascoltato oggi pomeriggio, si evince che il turismo inteso come un flusso di gente che arriva e nel frattempo porta sì un po' di disagio, ma anche dell'economia, e poi se ne va, è una concezione del turismo che non solo è vecchia, ma è semplicemente non funziona. Cioè poteva funzionare negli anni 60, ma forse oggi questa cosa qui, anche in termini di flussi, non è sostenibile né per chi ce l'ha, né per chi non ce l'ha, perché poi appunto il problema che poneva Filippo è proprio questo. E a Lorenzo, insomma, con Lorenzo vorrei provare insieme a immaginare, insomma, se esistono poi magari delle alleanze o delle sinergie che si possono creare per poter concretamente, insomma, magari provare a cambiare dal punto di vista all'approccio al settore del turismo e al mondo in genere del turismo. Ora faccio una premessa che, essendo l'ultimo,
Ultimo può essere un grande vantaggio, un grande svantaggio, visto che prima sono stati tutti molto bravi, un grande svantaggio perché rischio di, come dire, far precipitare poi la serata. E viste le tantissime cose che sono uscite, io provo a fare una riflessione ampia, però andando per parole chiave. Uno, perché stiamo andando a conclusione del momento, e due, perché non vorrei, appunto, non mi sembra ci siano tantissime cose da aggiungere rispetto a quello che è stato detto fino adesso, se non fissare alcune cose che mi sono segnato. Ho preso tantissimi appunti, mi sono segnato un po' di parole chiave, e secondo me il tema di fondo, ed è interessante quello che diceva Filippo adesso, cioè di come dobbiamo iniziare a immaginare il turismo come una politica di welfare, giusto? Hai detto welfare, Filippo, non l'ho sentito male, cioè come una politica che è pensata anzitutto per le comunità che ospitano. Ma per far questo, secondo me, ci sono due elementi, cioè l'approccio culturale deve cambiare, la faccio molto semplice proprio per questione di tempo, da un lato su chi ospita, perché sono emerse un sacco di cose interessanti durante questa ora scarsa di discussione su luoghi che... C'è questo tema del luogo anzitutto che è interessantissimo, perché il turismo non nasce dal nulla, ma nasce da un posto che ha una tradizione, che ha una cultura, che ha una comunità che lo vive. Quindi luogo e comunità sono il punto di partenza, ma questo luogo e la comunità che lo vive hanno bisogno di identificare, a mio avviso, l'eccezionalità del luogo. Ne parlava prima sempre Filippo parlando dell'Islanda, che è una cosa interessante, cioè come tu riesci a cogliere quello che sul tuo territorio è una ricchezza che gli altri magari non riescono a vedere, e partendo da quello decidi di investirci. E investirci in che modo? È interessante perché nel pezzo di Sara emerge in più punti come il tema non è solo quello delle risorse economiche, ma il tema è come la comunità riesce a mettersi insieme per farlo. E i casi che porta lei, secondo me, sono interessantissimi in questo senso, perché dimostra come territori, cioè partendo da punti diversi, il tema dell'accoglienza, il tema della cultura, diciamo antica, il tema della cultura come arte moderna, il tema del festival, quindi di una rete sociale, da punti diversi si riesce a creare un qualcosa, appunto, che sfrutta l'eccezionalità e che ti permette di mettere quell'eccezionalità a servizio di altri, cioè dire guarda, io sto facendo una cosa, sto sfruttando una cosa particolare del mio territorio, della mia storia, te la offro. E quindi c'è da un lato, e mi piaceva quello che diceva all'inizio Francesco Puteri, mi sembra, cioè sul fatto che chi viene offre un dono, cioè chi viene inizia, arriva con l'idea di offrire qualcosa al posto in cui arriva, e non soltanto di estrarre e di ricevere. E quindi dall'altro lato, secondo me, il tema, diciamo, ribadisco sempre andando molto veloci, oltre che una, come dire, una consapevolezza della ricchezza che c'è sui territori, e quindi mi sono piaciute molte le parole responsabilità, collaborazione, e qui si potrebbe aprire una grandissima parentesi su tutto il tema dei patti di collaborazione, per esempio, cioè di luoghi che rinascono perché le comunità trovano accordi, i vari pezzi della comunità trovano accordi tra di loro, ma con la pubblica amministrazione, che, come mi pare sempre Francesco diceva, non può farsi carico dell'affrontare la questione del turismo da solo, ha bisogno di un tessuto che sia in grado di sostenere anche un cambiamento. Poi importante, perché vediamo nelle storie di Sara come il tema dell'accoglienza, per esempio, ha un impatto grandissimo sulle varie comunità. Le due storie che racconta, quella dei curdi di Badolato, per esempio, mi ha molto colpito, perché lì parte da un'emergenza il cambiamento. Oppure il tema dell'albergo diffuso che diventa un'opportunità, cioè crea un contesto, questo mi sembra fosse a Camini, se non ricordo male, che crea un contesto favorevole a sfruttare, anche se la parola è sbagliata per quello che che abbiamo detto finora, quello che si crea l'eccezionalità al punto del tuo territorio. L'altro aspetto, a mio avviso, è un cambio culturale di chi è ospitato, non solo di chi ospita, perché per
creare un turismo che sia davvero sostenibile e che sia, abbiamo usato tante parole, sostenibile era quella che mi piaceva di meno, però diciamo un turismo responsabile, forse la parola più giusta, anche chi viene ospitato deve essere disposto ad andare in quel luogo, non con l'idea che vado in quel luogo per una parentesi, ma vado in quel luogo per viverlo come vivono gli abitanti di quel luogo, cioè io vado a vivere un'esperienza in quel luogo, non vado semplicemente a riempire del tempo vuoto. Se ci pensate, la parola vacanza è interessante perché vuol dire tempo vacuo, ma vuol dire anche, se la si legge in un altro modo, il tempo della libertà, cioè che è un tempo che tu puoi vivere come stacco da tutto il resto, oppure puoi vivere come il momento in cui tu metti a frutto, cioè decidi di vivere a pieno anche quel momento lì, non come uno stacco dal resto della vita, ma un momento in cui invece vivi di più le cose che ti interessano. E quindi da questo punto di vista, a mio avviso, ci sono tante opportunità che paradossalmente il Covid ci ha offerto, ci sta offrendo. Penso a tutto il tema dello smart working, cioè come il tempo della vacanza, il tempo del turismo è sempre stato vissuto come un tempo breve, cioè anzi, siamo abituatissimi a viverlo breve con tutto il tema delle compagnie low cost, il weekend, andiamo via 3 giorni, poi torniamo. E invece come, anche per una questione di appunto di come è cambiato il modo del lavoro, è possibile oggi immaginare che un po' andare lontano dal luogo in cui si vive per continuare comunque a fare le cose che si fanno, continuare a lavorare anche un altro posto. Qui c'è tutto il tema di South Working che sarebbe interessantissimo affrontare, ma leggevo oggi i dati su il tema delle grandi dimissioni, che sembrava una questione tutta americana, ma che invece vediamo, sono usciti dati interessanti sul Veneto e la Lombardia in questi giorni, che dimostrano come sempre più persone, sempre più giovani, si dimettano perché quel lavoro non li soddisfa, e come la ricerca di un nuovo impiego si basi anche su condizioni che possano favorire la conciliazione vita-lavoro, possano favorire la loro serenità. In questo senso mi ha stupito perché una delle richieste più ricorrenti è: posso lavorare a distanza? Posso, quanti giorni di smart working ho? Ancora prima dello stipendio, ancora prima dei benefit che può avere uno dal lavoro. E questo secondo me è un'opportunità, perché si aprono appunto non tanto opportunità di turismo in senso stretto, ma come diceva Francesco Biacco, opportunità di ospitalità, cioè che diventino luoghi ospitali per altri che per mille ragioni, per un periodo medio lungo, decidono di andare via, decidono di cercare la loro strada in un altro posto. Come ho detto, sono solo spunti, perché non volevo, come dire, aggiungere troppe altre cose a quanto di interessante è uscito fino adesso, ma a mio avviso il grosso tema su cui sarebbe interessante ragionare è come si cambia la cultura delle comunità per aiutarle a valorizzare i propri luoghi, e come si cambia la cultura di chi invece questi luoghi va a visitarli, e come potrebbe visitarli in un'ottica non tanto da turista estrattore, possiamo dire, ma da turista che vive un'esperienza in un luogo che non è la sua casa originale, ma che può diventare casa sua anche per un breve periodo. Beh, mi verrebbe quasi da dire sulla finestrella che c'è aperta sulla parola vacanze, mi verrebbe quasi da dire buone vacanze, in consapevolezza, ma in realtà vorrei chiedervi se, in particolare chiedere a Sara se vuole aggiungere qualcosa a questa aggiunta di tante cose sul suo lavoro. Vabbè, intanto vorrei davvero ringraziare tutti, perché sono molto contenta, insomma, di questo lavoro, e appunto sono, cioè, l'ho costruito insomma partendo da una posizione, diciamo, il meno prevenuta possibile. Cioè io ho studiato il tema del turismo da un punto di vista teorico, no? Però in realtà poi è stato molto interessante invece
come dicevo prima, appunto, fare un'esperienza diretta e andare davvero a vedere se questo mantra del turismo, che tutto risolve, è vero o meno. Quindi, insomma, la cosa bella che io penso sempre più spesso, che mi capita, insomma, perché appunto per il bel lavoro che faccio, ovvero scrivere, quindi parlare con tante persone che non conosco, entrare in contatto con persone, e soprattutto siccome io mi occupo, no, di alcuni temi che riguardano molto le politiche, diciamo, di trasformazione delle città, del territorio in generale, quello che trovo è che ci sono tantissime persone esperte e che hanno una visione molto chiara e molto anche profonda, diciamo, affatto superficiale del proprio territorio e di che cosa ha bisogno e di quali politiche si dovrebbero mettere appunto in piedi, a partire, come io scrivo, come mi dice l'economista nel reportage, a partire dai sogni e dai desideri delle persone che abitano quei luoghi. E c'è appunto, no, rispetto anche al tema del rapporto tra le amministrazioni e i cittadini, forse, no, Lorenzo un po' prima lo citava, i patti di comunità, eccetera. Purtroppo, secondo me, quello che un po' manca è la, diciamo, il vero, come gli inglesi dicono, empowerment, no? Cioè l'affidare alle comunità, insomma, non chiamiamole comunità, ma chiamiamole appunto proprio cittadini, abitanti di questi territori, affidargli la capacità veramente decisionale rispetto al futuro dei propri territori, perché spesso invece questo non avviene. Invece lì ci sono le energie, le risorse, le idee per il futuro di questi luoghi. Per cui spesso, no, si sente dire, rispetto alle retoriche della partecipazione, che bisogna attivare i cittadini. Ma io ogni volta penso come i cittadini sono già super attivi, il problema è che la politica non ascolta, cioè molto spesso avviene questo. E quindi bisognerebbe, no, invertire forse il rapporto e lo sguardo, cioè adottare uno sguardo che parte davvero dal basso, perché appunto invece le risorse, le visioni ci sono, ed è pieno di persone che io appunto sono felice di incontrare, e che ho incontrato anche in questa occasione, di persone davvero esperte, esperte in un modo non tecnico, ma appunto esperte perché conoscono e abitano il proprio territorio. Questo. Sì, investire in comunità, questo è forse, diciamo, il riassunto che posso dare all'incontro di oggi pomeriggio. Ricordiamocelo per quando saremo più grandi e prenderemo noi magari le decisioni. Chiedo al pubblico se ha delle domande o ai nostri esperti se vogliono aggiungere qualcosa, altrimenti io vi ho già tenuto sotto sequestro per un'oretta, anche per precisa. Per cui vi dichiaro anche liberi, se nessuno qui ha nulla da aggiungere al pubblico. Sembra di no. Ok. Per cui vi ringrazio a tutti quanti. Grazie davvero. Grazie mille per il lavoro che fate, per la possibilità, ripeto, che a me personalmente avete dato una grande possibilità di cambiare radicalmente punto di vista su tante questioni, e anche per aver partecipato a questa oretta, a questa chiacchierata meravigliosa. Grazie mille a tutti. Grazie, grazie a voi. Grazie. Arrivederci. Grazie, ciao.